Story. Mi va di andare avanti con la storia dell'albero? Bruno, ci sei? C'era una volta un albero di ciliegie. Aveva un tronco robusto e molti rami sottili pieni di foglie. Ma venne un vento freddo e forte che soffiò così tanto da far volare tutte le sue foglie. Poi venne la pioggia, una pioggia battente che lo punzecchiò tutto. Più avanti ancora venne la neve. Il ciliegio tremava per il freddo, non sapeva come ripararsi dal gelo. Era così sopraffatto dal freddo che si addormentò. Passò il lungo inverno. Un mattino il ciliegio sentì una vocina ed era un uccellino che cinguettava su un ramo. È primavera! È primavera! È primavera! L'albero si svegliò e fu contento. Nel cielo azzurro splendeva un tiepido sole e l'erba del prato era verde. L'albero sentì che dai suoi rami stavano spuntando tante foglioline verdi e anche dei fiorellini bianchi. Dopo qualche giorno, l'albero si accorse che al posto dei fiorellini spuntavano tante ciliegie tonde e rosse. Le ciliegie tonde e lucide brillavano al sole, attirando uccellini, insetti e bambini che volevano farne una scorpacciata. L'albero donò a tutti le sue ciliegie, felice della sua nuova vita. Castori, ma avete sentito? Che bello! Sembrava che il nostro albero fosse morto, invece Bruno, hai visto? È rinata una vita nuova, inaspettata. Un miracolo, Castori. Chissà quante volte succedono queste cose, che sembra che tutto vada male, 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 e poi all'improvviso, piano piano, comincia a mettersi tutto a posto. Allora, Castori, avete sicuramente tutti quanti fatto il vostro albero spoglio. Adesso però Bruno non possiamo lasciarlo così spoglio, perché è rinata la vita. Quindi, Castori, cosa dovete fare? Con l'acquerello, le tempere colorate di verde il prato, di azzurro il cielo, qualcuno già l'aveva fatto, e poi dobbiamo far nascere i fiorellini. Quindi, adesso io ho tutta carta rosa, Castori, però voi potete farla dei colori che preferite. Ritagliate dei pezzetti di carta colorata. Chi non ha la carta colorata, dipinge dei fogli che ha a casa con le tempere e gli acquerelli, e poi ritagliate. Potete o attaccare i pezzettini di carta così, oppure ci fate delle palline. Ok? Oh, ecco qua il nostro alberello fiorito. Ci mettiamo anche delle foglioline. Adesso io faccio poco poco per farvi vedere, poi voi riempitelo per bene. Oppure se vi piace di più sporcarvi, ok? Prendete la tempera del colore che preferite e fate dei fiorellini in giro. Potete anche fare frutti, quello che preferite, ok? Allora, Castori, buon lavoro, noi aspettiamo le vostre foto, prima dell'albero spoglio, poi dell'albero tutto pieno di fiorellini, va bene? Buon lavoro a tutti, crunk crunk!